Check, si sente? Si sente bene? Non si sente il numero 2? Ok, adesso sì. Buonasera a tutti, sono Jacopo Piandibene. Buonasera a tutti, sono Isabella Piandibene. Allora, innanzitutto volevo dire che sono veramente entusiasta di presentare questa serata e soprattutto di vedere un'aula Pucci così piena, perché io così piena non l'ho mai vista. Beh, io vedo un sacco di volti amici, di volti familiari e questa cosa mi fa veramente felice. Bravo. Siamo qui questa sera, come sappiamo tutti, per la presentazione del candidato sindaco del centro-sinistra Marco Piandibene e per la presentazione delle liste a suo supporto e dei candidati che partecipano a queste liste. Bene, una piccolissima raccomandazione, io vi vorrei chiedere di tenere i dispositivi sul silenzioso o in modalità aereo. E detto ciò, senza ulteriore indugio, io vorrei qui vicino a me il candidato sindaco del centro-sinistra Marco Piandibene. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, le uniche sedie vuote sono quelle rotte, mi pare, perché il resto, insomma, credo, e mi dispiace, insomma, che ci sia molta gente fuori, credo che più di così veramente mi ricorda un po' tempi andati in quest'aula consiliare, ricordiamo insieme tante battaglie, molto tempo fa. Stasera c'è lo stesso numero di persone e questo mi fa molto piacere. Allora, ragazzi, iniziamo. Allora, innanzitutto, perché la scelta di questa canzone, Una vita da mediano? Ecco, questa è una cosa che è bello spiegare, perché si dice che le persone vogliono vedere quelli che fanno i gol, le punte, no? Quelli che sono i campioni, certamente non il mediano che fa una vita un po' di sacrificio. Beh, diciamo che le soddisfazioni da campione ce le ho avute nello sport, lì vincevo, lì ho fatto gare a livello internazionale, però entrato in politica ho sempre avuto questa, diciamo, connotazione di mettermi al servizio degli altri quando serviva, qualche volta fare un passo indietro, qualche volta lavorare un po' nell'ombra, stando nella squadra, stando in trincea quando serviva. Quindi questa canzone la sentivo mia per questo motivo. E poi in fondo alla fine dice: e vinci casomai i mondiali, e quindi sti mondiali vogliamo vincerli stavolta, sì. Oltre a farmi ricredere in parte su Ligabue, sei stato bravissimo anche con me a casa, ti volevo chiedere proprio una domanda molto più informale: quali sono le tue sensazioni durante questa campagna elettorale, come ti senti? Ma intanto sono onorato, e la sala questa sera, lo capite bene, la sensazione, l'onore di fare questa battaglia per tanta gente che sente la necessità di farla in questo momento. Poi sono motivato, sono determinato, ecco, questo, sono molto determinato, perché è quello che serve in un momento in cui c'è bisogno di chiarezza. Allora, entriamo un pochino più nel dettaglio di quello che le persone ti chiedono. Ora non è che possiamo entrare nel merito e leggere tutto il programma, perché faremo mattina. Innanzitutto c'è sul bellissimo sito che sì, vi invito a visitarlo, c'è un sito bellissimo, fatto molto bene. Se avete visto, su tutto il materiale elettorale c'è il QR code da una parte, quindi chi è più tecnologico lo può scannerizzare, chi non è tecnologico digita marcopiandibenesindaco.it e appare il programma. Lì potete trovare a parte il programma ma anche tutti i nomi dei candidati che sono qui, e chiaramente se sono portati avanti col lavoro hanno già preso posto, quindi è un buon auspicio questo. Ovviamente non sono solo qui, sono anche nella sala, quindi ecco, abbiamo necessariamente dovuto utilizzare anche questi spazi perché siamo tantissimi. E quindi insomma, credo che questo programma non è solo la parte da visitare nel sito, ma ci sono le informazioni sui candidati, ci sono un curriculum mio, ci sono altre informazioni, ma anche la possibilità di interagire, perché c'è una parte tipo, diciamo, bacheca, dove ci saranno le foto di tutto quello che avviene in campagna, quindi visitatelo. Bene, e ti volevo chiedere nel dettaglio invece di più del programma, se dovessi dare tre parole d'ordine di questo programma. Tre parole d'ordine: il lavoro, senz'altro,
l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita. In queste tre cose credo che possa essere compreso tutto quello di cui noi abbiamo bisogno in questa città. Ok, per approfondire un po' questi temi parliamo ad esempio del lavoro. Sì, mi posso mettere in mezzo a voi? Perché va bene. Questi sono i miei gioielli, eccoli qua, i miei gioielli. Allora, il lavoro, intanto siamo in un periodo molto importante, cioè per la prima volta, ne parlavamo anche ieri, abbiamo fatto un'iniziativa insieme al VS, Alleanza Verdi Sinistra, e per la prima volta abbiamo la possibilità di non dover scegliere tra lavoro e ambiente. Nel passato troppo spesso, specialmente in questa città, abbiamo fatto delle cose che hanno garantito il lavoro ma poi si sono riverberati in maniera molto negativa sull'ambiente. Questo è il periodo della transizione ecologica, quindi noi abbiamo la possibilità finalmente di poter lavorare, di poter fare delle scelte che non vadano a danneggiare l'ambiente. Questo credo che poi sia anche legato ad altre opportunità di lavoro, perché vedete, nel momento in cui tu fai quella scelta di tanti anni fa, inevitabilmente ti alieni altre possibilità di scelta. Cioè, se tu sacrifichi l'ambiente per il lavoro, parliamo ovviamente della servitù che noi abbiamo avuto, non sto qui a dirlo, a ricordarlo, è chiaro che non puoi puntare sul turismo, è chiaro che non puoi puntare sul termalismo. Perché? Perché lo skyline di Civitavecchia ha quelle centrali, ha quelle ciminiere, quindi facendo quella scelta tu, nonostante hai un luogo straordinario come la nostra città, non puoi utilizzare queste caratteristiche perché hai fatto un'altra scelta a monte. Adesso è il momento di invertire questa tendenza, abbiamo la possibilità di farlo, ovviamente il lavoro è comunque legato, questa è una città portuale, il lavoro è legato al porto principalmente, abbiamo due connotazioni particolari in questo momento nel porto e speriamo che ce ne sia una terza. La prima connotazione, quella che ci rende famosi in tutta Europa, è quella del crocierismo, abbiamo ormai più di 3 milioni, anzi quasi 3 milioni e mezzo di passeggeri che arriveranno quest'anno. Una grande scommessa è quella di fare in modo che queste persone non vadano soltanto a Roma, non facciano toccata e fuga, ma che ci sia un turismo di prossimità, perché le caratteristiche per poterlo fare lo abbiamo. Se questa è una zona straordinaria, complementare al turismo, certo non possiamo competere con Roma chiaramente, ma tante persone sono già state a Roma, di quelle che arrivano qui, tante persone magari si fermano più giorni e quindi avere questa complementarietà di un turismo che può essere il turismo culturale, perché qui abbiamo ovviamente Tarquinia, Cerveteri, gli Etruschi, un turismo enogastronomico, ma abbiamo delle zone che gli americani quando arrivano qui rimangono a bocca aperta. Questo, diciamo, è un aspetto molto importante, ovviamente deve crescere durante la nostra gestione, poi qui dopo sentiremo anche, qui c'è Patrizio, insomma parlerà nello specifico, perché la parte che nel porto è cresciuta poco è quella relativa ai traffici. Non possiamo essere così sbilanciati in una... La pandemia ce l'ha dimostrato, no? Se noi mettiamo tutte le uova in un paniere col crocierismo, se si rovescia quel paniere, con la pandemia è accaduto, rimaniamo senza mangiare. Quindi è chiaro che ci deve essere un equilibrio che oggi non è purtroppo così marcato, anche con un traffico merci. Perché? Perché ci mancano delle cose molto semplici. Un'amministrazione che sia un'amministrazione veramente che sa battere i pugni sul tavolo, realizza cose che per il nostro porto sono indispensabili per poter far partire la parte dei traffici, l'ultimo miglio ferroviario, la Civitavecchia Orte, tutte situazioni che possono veramente essere colte a portata di mano e che possono veramente dare a Civitavecchia in termini di merci, perché siamo baricentrici, perché siamo al centro dell'Italia, perché siamo al centro del Mediterraneo, perché è normale che Civitavecchia debba decollare da questo punto di vista. Ecco, questa è l'altra grande scommessa. Ovviamente non mi voglio dilungare oltre, abbiamo tante altre cose nell'ambito lavorativo. La terza questione che dicevo sul porto, se riusciamo a far diventare il nostro porto l'hub di assemblaggio delle pale eoliche, voi sapete che c'è questo progetto di pale galleggianti che saranno... Sicuramente questo è già passato come autorizzazione, posizionata a 30 km dalla costa, 420 megawatt, ma se fosse solo questo sarebbe poco. Noi dobbiamo diventare l'hub, il porto di assemblaggio per altre iniziative come queste che dovranno essere distribuite nel Mediterraneo, e questa è una cosa che sicuramente impiegherebbe
tantissime persone, qualcuno parla di un migliaio di impiegati, sono cose che ovviamente vanno verificate, ma capite bene che questa cosa prolungata per 20 anni, se diventiamo il porto hub, sarebbe una grande risposta. Non voglio parlare troppo a lungo, credo che ci sia anche la necessità poi di rendere questa serata agile, chi vuole leggere tante altre cose stanno sul programma, però comunque Civitavecchia ha delle prospettive, abbiamo delle opportunità, dobbiamo saperle cogliere con un'amministrazione capace. Io volevo spostare l'attenzione un po' anche sul secondo punto che avevi detto, che è quello dell'inclusività sociale, che in questo periodo è discusso più che mai, volevo sapere nel dettaglio. L'inclusione sociale vuol dire tante cose, vuol dire non lasciare indietro nessuno, vuol dire occuparsi di chi, per esempio, una generazione di ragazzi non esce da casa perché ritiene magari che i contatti virtuali che ha nella sua stanzetta possano essere esaustivi, e quello è un recupero che bisogna fare il recupero delle persone anziane che sono dimenticate, che sono ai margini della società, che sono quasi non più, che non abbiano più un diritto di appartenenza, bisogna recuperare un rapporto con le persone che sono veramente escluse, sono rimaste indietro, c'è tanta gente che non riesce a arrivare, no, alla fine del mese, alla metà del mese, e che magari non ha nemmeno il coraggio di dire questo disagio. Un'amministrazione capace, un'amministrazione che riforma i servizi sociali per fare in modo che chi non ha un tetto sul quale dormire non viene cacciato dalla panchina al viale, ecco, questo credo che sia un aspetto che mi ha molto colpito. E a proposito di questi temi, scusate, può sembrare, io chiedo veramente, non chiedo un minuto di silenzio, ma chiedo un grande applauso, perché ho saputo poco fa, c'è stato un 5 persone sono morte sul lavoro vicino Palermo, e continua questa strage. Io dedicherei a loro un grande applauso come una ferita che non si rimargina. E questo ovviamente non è nelle competenze di un'amministrazione comunale, però l'amministrazione comunale di Civitavecchia, la prossima, farà attenzione a queste cose, perché è chiaro che quando tu affidi anche dei lavori che l'amministrazione dà in appalto, se vai al massimo ribasso, la prima cosa che si taglia qual è? La sicurezza sul lavoro, e questo non è più possibile. Non è possibile, non bisogna procedere al risparmio a tutti i costi, ci sono dei limiti che non si possono superare. Ritornando al discorso, alla domanda che mi hai fatto, Jacopo, l'inclusione sociale è anche il modo di garantire una pax, una situazione di stare bene con gli altri, perché quando tu sai che ci sono persone che non hanno le stesse tue fortune, che non hanno la tua possibilità di avere quello che hai, provi anche un senso di disagio, quantomeno lo proviamo noi in questa stanza, poi magari ci sono altre persone a cui questo interessa poco, però nella nostra amministrazione l'attenzione verso gli ultimi, e poi chiaramente, come ho detto, ci saranno degli interventi anche dei candidati consiglieri, abbiamo Demos non a caso all'interno della nostra coalizione, quindi io penso che ci sarà Antonella che dirà qualcosa, non anticipo, ma insomma questo è un argomento che sentiamo molto. Il terzo tema di cui hai parlato è la qualità della vita, vuoi dirci qualcosa in più anche su questo? Sì, la qualità della vita, il miglioramento della qualità della vita, detto così, è molto generico, ma c'è tutto all'interno del miglioramento della qualità della vita. Intanto il miglioramento dell'ambiente dove viviamo. Per troppo tempo Civitavecchia, al mio amico Enrico Luciani piace dire sempre, noi abbiamo una macchia rossa sulla piantina del Lazio, dove le neoplasie, le asme, tutto quello che riguarda cose che vorremmo cancellare sono evidenziate, ecco, quindi il recupero e la certezza di stare in un ambiente salubre è la prima cosa a cui noi dobbiamo tendere, quindi aria, acqua, il mare, la terra. Detto questo, legato a questa attenzione, c'è un aspetto molto più semplice, cioè il fatto di sentirsi a proprio agio nella città può voler dire anche uscire da casa e non trovare il degrado dietro l'angolo, non trovare che ci sono delle erbacce piuttosto che la sporcizia. Questo è veramente un compito precipuo dell'amministrazione comunale, e mi pare che per troppo tempo questa cosa sia stata trascurata. Il fatto di stare bene in una città significa anche avere
la certezza che i tuoi figli non vanno via a cercare lavoro da un'altra parte, perché stanno bene, perché stanno qui, perché è una città dove si vive bene, perché è una città straordinaria, perché abbiamo un clima straordinario, perché abbiamo un paesaggio straordinario, abbiamo delle opportunità che le altre città si sognano. Ma immaginate nel ricco nord-est, no? Escono da casa, sì, ok, stanno bene economicamente, poi nebbia e poi la pianura e poi usciamo da casa noi, abbiamo Civitavecchia, abbiamo il nostro mare, abbiamo le nostre colline, abbiamo un clima straordinario, abbiamo la possibilità che a Roma si sognano di prendere la bici e andare a fare un giro, magari subito dopo 3-4 km trovarsi in posti meravigliosi. Ecco, stare bene significa recuperare questo stare bene in città, la qualità della vita sarà importante per fare in modo che i civitavecchiesi siano nuovamente orgogliosi di definirsi civitavecchiesi. Per le prospettive di questo appuntamento elettorale, che percezione hai? Ma partendo dall'organetto, insomma, che mi pare sempre, no? Le prospettive, guardate, è sempre difficile far credere che quello che si dice è veramente quello che si pensa, perché poi girano delle bufole. Ho visto un sondaggio finto, insomma, che fa ridere, perché ci sono i nostri avversari che si inventano queste cose, evidentemente stanno alla frutta. Ma detto questo, io credo che noi abbiamo una buona possibilità di arrivare al ballottaggio. Sicuramente è una partita difficile, è una partita che ci vede impegnati mentre a terra, partendo con un po' di ritardo rispetto agli altri, ma un ritardo che stiamo già recuperando. Una volta al ballottaggio, io credo che, a differenza di altri, noi abbiamo la possibilità di un'alleanza. Non sto a dirla, ovviamente, non mi va di dire cose che potrebbero creare problemi ai nostri potenziali alleati, insomma, no? Però noi abbiamo provato in verità all'inizio a fare una coalizione grande, che fosse una coalizione che certamente arrivava in vantaggio al ballottaggio. Non ci siamo riusciti, potete essere testimoni che ce l'abbiamo messa tutta. Detto questo, però, come si dice, cosa fatta capo a, adesso noi siamo nella condizione quasi come fossero primarie all'interno, diciamo, di questo primo turno elettorale. E noi abbiamo la possibilità di fare un'alleanza che ci porterà sicuramente in vantaggio al ballottaggio. A differenza nostra, altri al momento del ballottaggio perderanno molto, perché mi pare di aver capito che certe candidature non sono state proprio ben digerite da chi deve sostenere, diciamo, le coalizioni. Non nomino nessuno, non voglio fare nessuna polemica, noi credo che tutti quelli che stanno dentro questa sala e anche quelli che stanno qua dietro mi hanno capito. Quindi le prospettive le vedo sicuramente positive, che non sono regalate, ovviamente. Dobbiamo lottare, dobbiamo batterci, deve essere un porta a porta, una campagna elettorale vecchio stile che vedo coinvolti tutti voi, e le persone che ci stanno vicino poi capiscono che la nostra è la vera, unica e credibile alternativa. Siamo una coalizione di centrosinistra vera. Molti anni, purtroppo, però credi che sia arrivato il momento per una nuova stagione progressista e riformista? Allora, normalmente le persone che non sono, diciamo, fidelizzate ad una parte politica giudicano l'operato di un'amministrazione. Se questa amministrazione che ha governato per 5 anni è andata bene, la confermano; se è andata male, cercano l'alternativa. Mi pare che questa amministrazione sia andata abbastanza maluccio, insomma, io non voglio essere di parte, ma credo che i cittadini di Civitavecchia, dopo aver fatto con un andamento sinusoidale una scelta 10 anni fa, ne hanno fatto un'altra 5 anni fa, e adesso a chi tocca? Adesso tocca a noi. Io credo che però questa cosa mi dà veramente lo spunto, perché voglio vicino a me una persona che 5 anni fa si è trovata in condizioni sicuramente più difficili rispetto a quelle che ho descritto io, perché ho detto, noi al ballottaggio abbiamo una concreta possibilità di aggregare molto di più e di avere veramente la possibilità di vincere. 5 anni fa Carlo non ce l'ha avuta questa cosa. Carlo, vieni vicino a me. Un grande applauso per Carlo. Questa è una continuità, perché veramente Carlo Tarantino in questi 5 anni
è diventato un fratello, Carlo. Questo funziona? Allora, vabbè, sono qui vicino a Marco, ha detto lui del rapporto che ci lega, ma sono qui anche per delle motivazioni diverse, non solo per il rapporto di profonda stima e amicizia che ho nei confronti di Marco, ma perché devo dire che sto provando un sentimento di emozione per la continuità. Cinque anni fa ero io qui vicino a Marco, vedo delle cose in comune, innanzitutto tanta gente, tanta gente vera, cioè non vedo i rappresentanti delle istituzioni, vedo il popolo, i ragazzi, i giovani, le persone che hanno bisogno di essere sostenute e di sostenere dei progetti, e questa è una grossa differenza qualitativa rispetto a tutto il resto che dobbiamo sottolineare, è assolutamente importante. Poi vedo i valori, cioè nel senso, io ho portato dei ragazzi l'altra volta, Marco ha portato i suoi figli, cioè che cosa significa? Ha un significato profondo questo qua. Io l'anno scorso, e sapete qual è stata una delle motivazioni più importanti perché ho accettato la candidatura 5 anni fa, per portare avanti un discorso di inclusione sociale e di tutela dei ragazzi deboli. Io ho un figlio autistico e il mio impegno significava voler fare qualche cosa per i figli. Guardate che, cioè, a fronte di tante persone che fanno le cose per interesse, per rapporti, per ricerca di cose, mi trovo vicino a Marco perché sia io che lui stiamo qui a fare le cose, lo testimonia la presenza di Jacopo e di Isabella, che sono due ragazzi stupendi, ho avuto l'occasione di conoscerli, ma li conoscete tutti quanti, molto in gamba. Ecco, voler fare qualcosa per i propri figli, per la propria famiglia, non significa andare a cercare dei privilegi, significa fare qualcosa che vale per i figli di tutti quanti. Noi abbiamo un ruolo, siamo avvantaggiati da un certo punto di vista, cioè mettere in campo la nostra famiglia, i nostri affetti, le nostre emozioni è assolutamente importante. Noi dobbiamo vivere di emozioni in un mondo e in un contesto politico che vive di interessi, e questo è un dato di fatto, non ce lo dobbiamo dimenticare. Noi siamo delle persone semplici e vogliamo portare avanti dei percorsi semplici. Io vedo una platea attenta, una platea reale, una platea di persone. Dobbiamo riapprovarci un pochino di tutto questo. Grazie, è un Carlo. Passaggio di testimone quello che faccio, ma è anche un augurio che faccio a Marco e che faccio a tutti noi, perché noi siamo delle persone che hanno una radice di sinistra, io lo ripeto. Cioè, siamo delle persone che portano avanti dei valori, a prescindere poi dalle connotazioni, dal partito, dalla lista e cose del genere. Portiamo avanti dei valori che sono quelli belli, quelli reali, ok? Qui il discorso di portare avanti i ragazzi sta andando avanti. Credo, spero che fra 5 anni ci sia qualcun altro a portare avanti il discorso che ho portato avanti io, che ha portato Marco. È un qualcosa di nuovo. Manteniamocelo, arriveremo a ottenere delle cose. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Carlo. Vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato in precedenza e che spero che ci sia. Allora, qualcuno dice che per queste elezioni comunali la destra abbia un vantaggio a livello economico governando già in regione e a livello nazionale. Tu che cosa ne pensi? Questo discorso della filiera sulla quale loro stanno facendo la campagna elettorale credo che sia un po' una bufala, nel senso che intanto i fondi del PNRR, che sono gli unici che sono arrivati dall'Europa, che se non mi sbaglio non è governata dalla destra ma è governata dal centro-sinistra, quindi la prima bugia è questa. E poi noi abbiamo città metropolitana, se valesse questo discorso, ma io non credo che questo discorso debba valere, perché le istituzioni dovrebbero in maniera asettica promuovere i progetti che funzionano e bocciare quelli che non funzionano. Quindi questo, capite bene che quando fanno campagne elettorali in questo modo hanno già in testa la loro forma mentis, cioè che praticamente bisogna soltanto privilegiare quelli che sono della propria parte politica. Tra l'altro poi io sono anche molto contento perché a livello istituzionale comunque noi abbiamo i nostri rappresentanti sia in maggioranza sia all'opposizione. Io approfitto perché qui stasera ci è venuta a trovare la mia amica carissima Michela Califano, che è
la consigliera regionale del nostro partito. Dico anche che non ci sono i consiglieri di Alleanza Verdi Sinistra, ma che dopo Ismaele dirà qualcosa, perché non sono potuti essere qui presenti, e quindi dopo Ismaele ci dirà anche una testimonianza come se fossero qui. Michela. Grazie. Questo o questo? No, questo funziona, vai, vai. Allora, grazie a tutti, ben trovati, buon pomeriggio. Allora, prima di calarci nel ruolo che abbiamo, per cui Marco insomma mi ha citato, lasciatemi fare una cosa. Io quando sono entrata l'ho trovato là dietro e pensavo di aver fatto tardi. E ho detto, ma chi sono questi ragazzi? Guarda Marco, quello che diceva Carlo l'ho provato anch'io. Perché quando mi ha chiamato, io ho detto, Marco, come facciamo? Come ci vogliamo organizzare? Michela, faremo una cosa leggera, perché è un altro momento della politica. E quindi vederti qui, di fronte alla tua città, alla nostra gente, accompagnato dai tuoi figli, a me mi ha emozionato. E l'ho fatto anch'io. Quando mi sono presentata per la campagna elettorale alle regionali, dovevo cercare una data e mi danno l'8 febbraio che era disponibile il nostro candidato presidente. Non la decidiamo noi, l'8 febbraio era il giorno in cui mio figlio compiva 18 anni. Allora l'ho preso e l'ho portato con me sul palco chiedendogli scusa, ma da lì è partito un nuovo modo, perché noi siamo figli della gente che ci vuole bene, Marco, e figli della città a cui andiamo a chiedere il sostegno. Quindi io ti faccio un applauso e chiedo a voi di farlo insieme a me, perché questo è un altro modo di fare politica. E poi devo dire un'altra cosa. Guardate che questo gruppo dirigente, i consiglieri uscenti, Carlo, Marco, quelli che sono qui in sala, il gruppo dirigente di Civitavecchia, del Polo Progressista, non ha fatto come fanno di solito quelli della destra. Io giro 121 comuni da 6 anni e chi mi conosce lo sa, li conosco tutti e li giro tutti. Quando arriviamo in un comune che non è governato dalla tua stessa parte politica, ti chiedono di affondare i progetti che ci sono per quella comunità. Perché? Perché non la guidano loro. Marco e gli altri per Civitavecchia non hanno fatto questo in questi 6 anni. In questi 6 anni io ne sono testimone, ma prima di me ce ne sono stati altri di 5 anni, dove la Regione Lazio, guidata da Nicola e dal Polo Progressista, e qua entrando con me c'era anche Gino De Paulis, che io vorrei individuare, abbiamo sempre pianificato insieme a loro tutto quello che potevamo portare a Civitavecchia, anche se Civitavecchia non era governata da noi, e lo facevamo perché chi ama questa città e chi è figlio di questa città, indipendentemente dal ruolo politico che ha, si mette sempre al servizio di questa città. E io ve le potrei elencare, no? Prima Marco diceva i fondi del PNRR, se li stanno vendendo quelli di destra, ma il PNRR, che è qualcosa che nasce con il Covid e con la pandemia, è la nostra programmazione europea. Quei fondi e quei programmi, quindi quelli che arrivano a Civitavecchia, è frutto di un lavoro sinergico tra questa città e la Regione Lazio che noi amministravamo. E allora lì abbiamo fatto il nuovo piano. Eccolo Gino. Gino, vieni qua. Posso, Marco? Gino, vieni qua. No, perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Un applauso a Gino anche. E Gino, in aula, quando parlavamo del piano e dell'innovazione e della sostenibilità di Civitavecchia, si è incatenato in aula per Civitavecchia, perché era ora di cambiare passo. E quella programmazione, con il piano di ripresa e resilienza, con il piano ecologico di transizione fatto qui e presentato a Civitavecchia, è opera del nostro lavoro in sinergia con questa città, anche se non la governavamo questa città. E quelle infrastrutture importanti e i fondi e i finanziamenti che noi abbiamo fatto arrivare per fare oggi quel porto che è qui alle spalle, il porto core, perché ci dobbiamo presentare a tutto il Mediterraneo e perché la forza trainante economica del centro Italia, lo avete a Civitavecchia, è un lavoro che nasce dalla sinergia del gruppo che era qui, che non governava questa città, con noi che eravamo in Regione Lazio. Oggi qualcuno se lo va a rivendere, non fa niente, ma noi la verità la sappiamo raccontare. E chiudo veramente
con questa battuta, perché non voglio rubare tanto spazio, ma potrei raccontare tante cose, anche ad esempio quando io leggo una consigliera regionale che è di questa città che dice all'ospedale di Civitavecchia, ma noi ci siamo battuti per l'ospedale di Civitavecchia per riportare i servizi e le centralità di quell'ospedale che qualcuno aveva affossato, oggi se lo vanno a rivendere, ma non fa niente. Però ve la dico una cosa, ve la dico perché a me proprio mi fa male, perché nasce dalla mia città e arriva qui con la complicità di qualcuno anche di casa nostra. E sono due cose che mi fanno male e di cui io mi batterò al fianco di Marco e di tutti gli altri. La prima: non si tocca il porto di Civitavecchia e la sua centralità, Fiumicino un porto non ha motivo da essere. Brava, bravissimo. Patrick, lo sai, parola tua e di cuore. Noi siamo nati per fare altre cose. Fateci fare i pescherecci di porto, fateci fare quello. Noi non siamo nati per fare quello. Io sono la patria del volo, Civitavecchia è la patria del porto. Punto e basta. Brava. E un'altra cosa per cui noi lotteremo e non tradiremo le nostre città. La nostra cultura, la nostra appartenenza, la nostra posizione geografica, la nostra forza ce la dà anche l'appartenenza alla città metropolitana di Roma Capitale. Brava. E per fare una provincia a servizio di pochi potenti, noi non snatureremo mai i nostri territori. Questa amministrazione uscente, che ha fallito in tutto, fino all'ultimo giorno ha tradito il mandato elettorale, perché ha portato la promozione di una provincia nuova anche quando non c'era scritto nel loro programma. Non vi fidate di questa gente, non vi fidate di questa gente, e da domani in poi dobbiamo andarla a dire fuori che non li devono votare, perché chi si vende per pochi spiccioli non è degno di guidare le nostre città. Grazie Michela, grazie mille. Ha detto tutto con un'enfasi, con una determinazione. Michela ha raccontato brevemente quello che è stata la nostra vita in quei 10 anni in regione. Sull'appropriazione indebita c'è poco da dire, Marco, addirittura si erano appropriati della radioterapia, che era un emendamento nostro, 8,5 milioni d'euro, l'ultima cosa che avevamo fatto per riuscire dalla regione. Che è proprio un reato, no? È un'appropriazione indebita, dopo quando è stato sottolineato, e ringrazio il segretario del partito, gli altri amici e compagni che hanno sottolineato quella che era la verità, come era uscito fuori, c'è stato un silenzio imbarazzante. Così come c'è stato un silenzio imbarazzante sul biodigestore, quando io qui dicevo che l'amministrazione era la prima ad essere coinvolta e collusa con quella cosa. E infatti hanno dimostrato che volendo, in 3 giorni hanno chiuso la questione, perché erano loro che erano d'accordo con questa cosa. Quindi loro sono in continuità con queste cose. E noi siamo in continuità dal 2005, seduti lì, 2006, con la campagna elettorale tua, io mi ricordo seduto vicino a te, insieme a Antonio Parisi, insieme a Marco Galice, insieme a tanti altri che portavano avanti un'idea, che è sempre la stessa. Testarda, è cocciuta, è determinata, ma è coerente. Marco è la coerenza, e la presenza di questa sera di queste persone lo dimostra. Io veramente un bagno di folla così non lo ricordavo. E sono onorato e sono grato per aver potuto prendere la parola questa sera vicino a te e per poter dare anche agli altri un attimino di ripartenza, una forza che tu già hai, ma serve quella di tutti per arrivare a vincere fino in fondo quella partita, perché sarà una partita che sappiamo non si conclude al primo tempo, ci sarà un secondo tempo, ci saranno dei falli incredibili da espulsione, fin da destra ci sono dei falli di espulsione, espulsione diretta, capito? Senza valle, espulsione diretta, e quei falli si ripeteranno. Noi dovremo fare in modo di passare sopra queste cose e andare a finalizzare un'idea, un progetto per questa città che ne ha bisogno. Grazie. Grazie Gino. Grande Gino. Grande Gino. Allora, è giunto il momento di presentare finalmente i candidati delle liste che si presenteranno a supporto del candidato sindaco Marco Biandibene, che sono Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Unione Civica.
Allora, prima di chiamare quelli che poi in qualche modo hanno anche, diciamo, il ruolo un po' di coordinamento, noi ci siamo affidati ai capilista o quelli che comunque hanno rappresentato le liste in queste riunioni che facevamo, voglio dire che questo è un tavolo che ha tre gambe perfettamente in equilibrio, si regge benissimo, ognuno ha la sua funzione e credo che, prima è stato detto da Carlo, no? È una coalizione di sinistra certamente, c'è il Partito Democratico che è un partito di centro-sinistra, nato dalla fusione, lo ricordate, da quello che era, diciamo, il Partito Popolare e il PDS, poi diventato DS, insomma, quindi noi siamo stati anche in maniera strumentale, se avete letto sulla stampa, per poterci un po' denigrare, dice a questa coalizione manca il centro, no, noi abbiamo un centro, anche all'interno della lista Alleanza Verdi-Sinistra c'è Demos che ha sicuramente delle caratteristiche che sono quelle del mondo cattolico, c'è una lista civica che ha il civismo, che porta il contributo di persone tutte nella lista civica che non hanno mai avuto esperienze amministrative, non hanno mai avuto esperienze istituzionali, quindi abbiamo tutto nella nostra coalizione e io credo che possiamo procedere a chiamarle queste persone, leggi i nomi di Alleanza Verdi Sinistra e poi chiamiamo qui coloro che sono in rappresentanza di Alleanza Verdi Sinistra per dire qualcosa. De Crescenzo Ismaele, Di Gennaro Valentina, Maucioni Maria Antonietta, Natalini Alice, Bertola Sante, Camboni Nicole, Crocicchia Damiano, De Paolis Marica, Dieni Domenico, Di Vincenzo Livia, Grande Marco, Incalcaterra Armando, Lancia Corrado, Liscova Olga, Mantini Manuela, Marinucci Antonietta, Martini Antonella, Nuccetelli Giuseppe, Oliviero Crescenzo, Petringa Valentina, Quadri Michela, Ria e Malice, Tisselli Claudia, Zuena Anna Rita. Un grande applauso per i nostri amici. Ismaele, se ci raggiungi, Ismaele, Valentina, Maria Antonietta, detta Antonella, e anche Alice, dov'è? Non l'ho vista Alice? Eccola, vieni Alice. Loro sono la testa di lista, diciamo così, no? della lista e hanno ovviamente avuto in questi giorni precedenti un ruolo anche importante quando si faceva la coalizione, quando c'erano delle situazioni anche forse qualcuno strumentalmente stava cercando di perdere tempo, ecco, loro hanno avuto un ruolo molto importante. Ismaele, anche per raccontarci un po' quello che e il consigliere regionale di AVS che non ha potuto essere qui presente. Sì, Claudio Marotta saluta tutte e tutti, ma impegni anche per le elezioni europee, come sapete noi siamo impegnati in questa sfida decisiva che si incrocerà anche con le amministrative, perché la partita è politica, quindi insomma saluta tutti e tutti, sono stati ieri con noi a questa iniziativa lì con voi, certo. Insieme a Massimiliano Sberiglio, quindi li ringraziamo, insomma. E niente, sono emozionato perché tra l'altro diciamo, Marco fa gli scherzetti, no? Il programma si è tenuto tutto per lui, quindi ci ha detto niente, intervieni te, poi lui, poi va bene, va benissimo. Però proverò a farmi prendere per mano da queste emozioni oggi. Noi siamo una lista nata da poco, però con curriculum e destini che poi si sono ritrovati, incrociati. E, come dire, abbiamo in mente l'idea di ricostruire un senso di comunità. Vedete, questo è un concetto che secondo noi è persino importante, insomma è al pari delle elezioni. Cioè, cari compagni e care compagne, noi dobbiamo ricostruire una comunità militante, dobbiamo ritornare a costruire le condizioni affinché le nostre idee siano maggioranza nel paese e nella società. Questo è un grande tema. Oggi quello che noi abbiamo notato nella nostra campagna elettorale, molto umile, però che devo dire sta riscuotendo delle sensazioni positive, è che c'è come questa esigenza di ricostruzione. Basta con la narrazione delle destre, basta con i negazionisti, con i razzisti, con gli ignoranti, con questo senso di arroganza. Vedete, noi con quella gente lì ci abbiamo già fatto i conti
era il 25 aprile, mio nonno, insomma, e i nostri nonni, come dire, hanno consentito che noi oggi potessimo stare qua. Perché si incrociano le elezioni europee con quelle locali? Noi candidiamo Ilaria Salis, lo sapete, è controversa questa cosa, qualcuno potrà dire, noi la candidiamo per un principio. Il principio è il seguente, è che una cittadina italiana, una cittadina europea, anzi qualsiasi cittadino non può stare in una galera in quelle condizioni con le catene come gli schiavi. Noi chiediamo il voto per Ilaria Salis per liberare quella persona. E badate bene, se fosse stata in Italia non sarebbe accaduto questo, perché quelli là del 25 aprile, i nostri nonni, hanno consentito che oggi noi potessimo avere lo Stato di diritto che consente la divisione dei poteri in quella maniera lì. E oggi noi abbiamo le teste che sono gli stessi che stanno qua, sono i nipotini di quelli che stanno al governo, che stanno dividendo il paese in due, che censurano la stampa, che fanno quel trattamento rispetto ai migranti, a chi si occupa di migrazione. È la lotta di classe dei ricchi contro i poveri, per cui la povertà è diventata una colpa in questo paese. E questa è una città, badate bene, che è attraversata da varie forme di povertà, perché noi abbiamo ceduto, la sinistra ha ceduto, e non va bene, nel senso che noi dobbiamo stare a contatto con gli ultimi sempre, perché quella è la nostra vocazione, questa è la nostra vocazione. Quindi finisco, se no mi dilungo troppo. Campagna elettorale che va fatta colpo su colpo, in senso gramsciano. Noi dobbiamo rimettere in campo l'egemonia culturale e politica di questa comunità e dobbiamo ricostruire spazi di discussione, aggregazione, e soprattutto dobbiamo fare in modo che la nostra sinistra, il nostro campo, sia contendibile, affinché i ragazzi che stanno qui possano un giorno prendersi i partiti indipendentemente dal cognome che portano o dallo status sociale. Questo dobbiamo fare. Bravo. Grazie Ismaele. Valentina, parafrasando un po' un film di Fellini, no? La città delle donne. Okay. La città per le donne? Allora, mi riaggancio velocissimamente a quello che ha detto Ismaele, perché è molto importante capire che dentro Alleanza Verdi Sinistra c'è una parte di sinistra, c'è una parte ecologista, c'è una parte femminista. Non bisogna avere paura di dirsi femministi della parola femminismo. Femminismo significa raccontare la verità delle donne, delle nostre mamme, delle nostre donne, delle nostre sorelle. Perché bisogna raccontare la verità quando si parla di femminismo? Perché la città, il punto, diciamo così, di convergenza tra una città ecosostenibile e una città di genere si fonda su pochissime cose. La prima cosa, la più importante, è il concetto di mobilità. Sia di mobilità in senso come trasporti. Noi abbiamo fino adesso avuto delle reti di trasporto di scopo finalizzate a raggiungere dei costi. Noi abbiamo bisogno di una rete di servizi pubblici che arrivi ovunque, che possa essere veramente sostitutiva del mezzo privato, perché le donne si dividono tra il lavoro di cura, il loro lavoro, il lavoro delle famiglie. Il Covid ce l'ha insegnato. Le nostre famiglie si reggono sul lavoro di cura delle donne, che fanno da caregiver, che fanno da aiutano i nostri anziani, che tengono i loro bambini, anche i bambini sovrani. È importante avere quindi un mezzo che ci permetta di dividerci, perché ancora il lavoro di cura è tanto solamente sulle spalle delle donne, e significa sacrificare al tempo dello spazio pubblico, della partecipazione democratica. Fare politica, essere donna, è difficilissimo, perché significa ancora sottrarre ancora più tempo. L'altro punto, il diritto alla casa, il diritto all'abitare, affitti più bassi, affitti calmierati. Trovare casa a civetti in affitto è diventata una cosa, un problema insormontabile, e spesso anche questo è un problema che sta solo sulle spalle delle donne, che ancora su quelle spalle si reggono intere famiglie. Quindi qual è la famiglia delle donne? La casa e la città delle donne. La faremo insieme. La città delle donne è una città inclusiva, in cui i corpi marginalizzati non esistono più, perché possono vivere, muoversi e spostarsi in libertà. Grazie. Grazie Valentina. Antonella, vieni. Abbiamo il microfono con i fili, quindi vieni vicino a me. Allora, questa che è stata, diciamo, una felice fusione, la definisco così, di Demos
all'interno di Alleanza Verdi Sinistra è stata pensata, è stata secondo me anche indovinata, perché esiste una complementarietà tra i valori che voi come cattolici, come mondo cristiano, come attenzione agli ultimi, all'interno di una lista che si caratterizza come sinistra, perché forse è l'unico, anzi è l'unico partito che ha, diciamo, con la scritta sinistra sopra il logo, quindi c'è questa complementarietà, dicevo, che porterà sicuramente un grande risultato in questa campagna elettorale. Ci vuoi spiegare le motivazioni del perché Demos si è così in maniera chiara voluta caratterizzare e scendere in campo? Ci provo, anche se pure io sono emozionata. È normale, è normale. Un applauso. Noi ci siamo a lungo interrogati, no? Su quale potesse essere il punto di svolta per noi cristiani e cittadini, e pensiamo che un cristiano non può rimanere inerte di fronte alle problematicità, alle criticità di quest'epoca così complessa e difficile da tanti punti di vista, internazionale, nazionale, locale. E quindi abbiamo scelto la partecipazione. Una partecipazione che nel nostro caso viene dalla strada. Noi veniamo dalla strada, noi veniamo da anni in cui ci cerchiamo di stare accanto agli ultimi in maniera molto semplice, e di ultimi ce ne sono tanti in questa città. Parliamo di oltre 400 famiglie in stato di indigenza che serviamo noi e altre organizzazioni che si adoperano per dare loro soccorso. Parliamo di oltre 40 persone senza tetto, parliamo di anziani che non hanno a volte situazioni neanche logistiche, abitative in cui stare. Parliamo di stranieri, arrivano in questa città navi di migranti che sembrano fantasmi perché noi non li vediamo, non sappiamo dove vanno, e ci sono spesso minori stranieri non accompagnati. Parliamo, come diceva Carlo, di tante famiglie che vivono il dramma di figli o di genitori in stato di diversa abilità. Quindi è una città sofferente, anche Civitavecchia. E noi siamo partiti da questo nella nostra riflessione per scegliere di provare a fare qualcosa, no? Non stare più al balcone, non stare più indifferenti, ma scendere e vedere che cosa si poteva fare. Perché nessuno di noi deve pensare di essere irrilevanti. Tutti noi siamo rilevanti e decisivi per la vita. Bravo. Quindi, no, di seguire questa sofferenza che noi conosciamo e che sperimentiamo sempre, per cercare di dare delle risposte. Io, ecco, ringrazio Alleanza Verdi e Sinistra che ha accettato di fare un pezzo di cammino con noi. Ci sono tante cose che ci uniscono, c'è qualcosa che è diversa, ma abbiamo scelto di puntare come deve essere, per il bene della città, per il bene comune. Bravo. Solo in questo modo possiamo cercare di dare una speranza alla città. Noi questo vogliamo fare, e pensiamo che tu, no, con la tua serenità, è una cosa che mi colpisce molto, con la tua sobrietà possa ben rappresentare le istanze degli ultimi, e ci auguriamo di essere più bravi. Grazie, lo faremo, cambieremo questa città in meglio. Grazie agli amici di Alleanza Verdi Sinistra. I candidati sono Partito Democratico. Ok, controllavo con il candidato sindaco. Presento i candidati del Partito Democratico adesso. Scillipoti Patrizio, De Angelis Marina, Di Gennaro Marco, Angeloni Paola, Baroncini Maila, Carru Edi, Carucci Daniela, Corrias Enrico, Cosimi Roberto, Cottuno Albertina, Delle Monache Augusto, Galli Raniero, Maccarini Maila, Mancini Pietro, Marziale Cristina, Miulli Luisa, Olivieri Maura, Pacifico Patrizio, Pallassini Alessio, Pallucco Anna, Palmisani Federica, Paravani Matteo, Tiendibene Bianca Maria, Vanzetti Fabio. Applauso. I nostri candidati, e qui ci sono i miei compagni di viaggio. I miei compagni di viaggio di questi 5 anni difficili, Patrizio, Marco, Marina, venite.
Ovviamente capite bene che tutti quanti meriterebbero giustamente di poter dire qualcosa, ma 24 per 3 mi pare che faccia 72, quindi insomma stiamo cercando di rendere la serata come abbiamo cercato di fare agile, però chiaramente questa è la testa di lista del Partito Democratico. Come ho detto, le persone che in questi anni mi hanno affiancato in Consiglio Comunale, abbiamo fatto questo gruppo di 4 molto combattivo, all'inizio eravamo 3, poi Patrizio dopo un anno era stato eletto con Onda Popolare, è con grande soddisfazione entrato nel Partito Democratico e quindi il gruppo è diventato di 4. Patrizio, comincio da te perché sarai il prossimo capolista della lista del Partito Democratico. Ho parlato prima in maniera anche diciamo molto rapida, meriterebbe sicuramente molto più spazio la dicotomia porto-città e la ricchezza che dal porto potrebbe arrivare e che purtroppo per quanto riguarda le merci non arriva. Io ti lascio il microfono perché credo che tu potrai dirci qualcosa di più recente diciamo anche rispetto a quello che sta avvenendo e di più importante. Allora intanto buonasera a tutti, volevo intanto sottolineare la bellezza di questa sala piena di persone che hanno a cuore la politica, piena di persone che sono di sinistra, che sono antifasciste e che soprattutto hanno a cuore l'arditismo e l'essere partigiani, perché essere partigiani e arditi non è solo un discorso di molti anni fa, ma è un discorso quotidiano che facciamo e non facciamo solo con i fascisti, ma facciamo anche con chi fa della politica un business. Noi non facciamo della politica un business, noi facciamo della politica la risoluzione dei problemi e questo va dato atto, ti va dato atto che intorno a te si è praticamente costruito una vera e propria squadra di tutte queste belle persone che hanno a cuore la città e questo ti rende meglio. Sono prima che diventavo consigliere comunale, sono stato comunque un lavoratore, non che oggi non lo sono, dopodiché sono diventato consigliere della compagnia portuale, consigliere comunale, consigliere Ecologia e Libertà, poi Onda Popolare e Partito Democratico. Oggi, proprio venerdì, sono stato riconfermato con 98 voti su 123 votanti. Presidente della compagnia portuale, ci sono i ragazzi della compagnia portuale che hanno proprio su quello che dicevi tu un destino, sempre e comunque da lavoratori della compagnia, che ovviamente non tutti hanno già un tempo indeterminato, ne abbiamo fatti 40, 37 proprio qualche mese fa, in virtù di quello che dicevi tu. Tecnicamente oggi il rapporto che c'è tra città e porto è un rapporto di sviluppo su ciò che noi intendiamo come passeggeri. Però tu dovrai, ovviamente insieme a noi, avere la capacità di intanto puntare sul discorso turistico, ma collaborando col presidente dell'autorità di sistema portuale su ciò che sono le merci, perché le merci sono la ricchezza dei porti. E visto e considerato che purtroppo con il Covid ci abbiamo già sbattuto il grugno, come si dice, noi non possiamo, e questo ce lo insegnava già il vecchio Ivano Poggi e poi tramite Enrico e tutti gli altri, non si può far sì che un porto abbia solo esclusivamente un unico traffico. Oggi rischiamo troppo di essere proprio centralizzati sul discorso passeggeri e sul crocierismo. È vero, ci sono 3 milioni e 600 mila passeggeri oggi, ma non è solo quello. È il discorso del traffico delle merci, è il discorso del traffico delle auto che dobbiamo e dovrai collegare
con il discorso della logistica sul retroporto. Senza retroporto, e oggi purtroppo non è stato fatto, non hanno sviluppato il retroporto, non sono stati i terreni portati ad essere industriali e commerciali, quindi noi abbiamo un retroporto che è una zona industriale, che non è una zona industriale e che tu assolutamente non puoi sfruttare quei terreni per far sì che poi il porto si allarghi. Tutti i porti d'Italia e tutti i porti che si chiamano porto hanno un retroporto. Noi purtroppo, anche avendo un retroporto attaccato al porto, praticamente è porto, non abbiamo un porto sviluppato. Questi sono un po' i temi che sono centrali, che però dovevano essere fatti con una collaborazione tra autorità di sistema portuale e amministrazione, che ovviamente essere collegati con Enel non deve essere un problema, lo è se si pensa solo esclusivamente ai propri interessi, ma se si pensa al bene e all'interesse generale, l'Enel e il porto sono strettamente collegati, assolutamente oggi, anzi molto di più di prima, per il discorso energetico. I porti oggi possono essere una possibilità, anzi devono essere una possibilità per un hub energetico, ovviamente green, cosa che purtroppo quando le sale erano piene così nel 2012, perché l'ultima volta che ho visto una sala così era nel 2012 e già c'eravamo noi, già c'eravamo, purtroppo per via della politica e per via anche del fossile, di queste cose qui, non c'è la possibilità. Oggi, e con il Partito Democratico, con gli altri compagni, lo stiamo seguendo bene, c'è un discorso di eolico offshore, c'è un discorso di energia green che con il pannello fotovoltaico non va bene sul discorso del campo agricolo che deve essere coperto dal pannello fotovoltaico, assolutamente no, il pannello fotovoltaico va sui tetti delle case perché non cancella quello che di verde esiste. Questo è un po', ecco, il collegamento di quello che abbiamo già scritto sul programma e su cui noi lavoreremo. Lo facciamo già, non è che lo facciamo da domani, lo facciamo già. È chiaro che la nostra direzione è questa, la nostra direzione è quello che è lo sviluppo della città. Ricordiamo poi che di conseguenza il commercio e i servizi vanno con i poli, no? Porto, Enel, zona industriale, servizi e commercio. Quindi noi facciamo questo e lo facciamo dando la possibilità a tutti i ragazzi, non solo a quelli della compagnia portuale, ma tutti quelli che poi fanno del loro mestiere anche una professionalità laddove c'è personale laureato, personale professionale in logistica. Dobbiamo prepararli perché molto spesso, anche se sono delle lavorazioni che deve fare un operaio, però l'operaio va preparato e soprattutto vanno preparati e informati sulla sicurezza, perché molto spesso sono ragazzi giovani, si fanno e si muore purtroppo. Nel nostro lavoro si muore. Quindi ecco, noi come gruppo, perché facciamo parte di un gruppo, siamo pienamente a disposizione tua e di tutti coloro che poi hanno sposato questo progetto. Grazie a tutti. Grazie Fabrizio. Ovviamente quando governeremo questa città ci sarà la possibilità di risolvere tante cose che tu hai segnalato come irrisolte per troppi anni. Lo faremo sicuramente con persone come te a fianco, sarà ovviamente una delle priorità della prossima amministrazione. Marina, allora, a parte se ti vedo che sei emozionato. Beh, indubbiamente è una grande emozione, devo dire. Un'aula consigliare così piena, come diceva Patrizio, non si vedeva dal 2012. Quindi è una grande emozione, una mozione nel ricominciare per la seconda volta questa battaglia con te al fianco, insomma, un sindaco e un uomo, un politico che merita molto. Lo voglio dire, una persona capace in cui io credo tantissimo. Grazie. Ma soprattutto un uomo con un alto spessore morale.
questo è molto importante. Parliamo un po', però vai a arrossire perché no, vabbè. Senti, no, parliamo un po' di che cosa può fare un'amministrazione comunale per far funzionare la sanità. Allora, sì, sicuramente la sanità insieme a Marco Di Gennaro, noi siamo due primari, ci siamo sempre battuti per avere una buona sanità, una sanità che funzioni, e quando parlo di sanità di funzione non è solo una sanità dell'ospedale da dove noi proveniamo, ma anche una sanità del territorio. Io ho sempre creduto che la sanità debba funzionare bene perché è importante, ma soprattutto ho sempre creduto che la sanità deve essere saldamente in mano pubblica. Brava. Per cui in questi anni, quando ho lavorato, veramente mi sono sempre fatta in quattro perché il mio reparto in particolare funzionasse bene, perché il mio reparto importante, centrale nell'economia dell'ospedale, che funzionasse bene e che tutti indistintamente potessero usufruire dei servizi che poteva dare il mio reparto. Per quanto riguarda in particolare me e Marco Di Gennaro, quello che ci interessa in particolar modo è avere a Civitavecchia finalmente la radioterapia. È importantissimo perché sapete che Civitavecchia è una città con il più alto numero di tumori della regione Lazio, per cui insomma la radioterapia è importante, tutti questi pazienti che sono costretti a questo pendolarismo devastante, perché insomma fare queste terapie è pesante, farle anche da pendolari ancora più pesante. In particolare, due parole per quanto riguarda invece il mio reparto. Io mi batterò in tutti i modi insieme a Marco Di Gennaro perché il mio reparto sia dotato di apparecchi di alto livello tecnologico, apparecchi che possono risolvere nel più breve tempo possibile i problemi dei cittadini, delle persone di questa città, ed è molto importante, apparecchi veloci, apparecchi con l'intelligenza artificiale applicate, parlo di TAC e di risonanza, che veramente possono aiutare tantissimo i malati oncologici, non solo i malati oncologici, possiamo fare adesso delle diagnosi eccezionali. Quindi questa è una battaglia che io vorrò fare portare insieme. Avanti, che faremo insieme. Sì, sicuramente nel mio settore, poi ne faremo tante altre sicuramente per migliorare questa città, questo è in dubbio insomma. Per la salute dei cittadini. Facendo io questo lavoro, insomma, reputo che la sanità, insomma, forse è la cosa, no? Una delle cose più importanti, è una cosa che deve funzionare molto bene, e soprattutto, come ho già detto, deve essere una sanità pubblica, perché questo governo di destra sta distruggendo la sanità pubblica. Brava Marina, brava. Marco, vieni vicino a me, Marco. Marco è uno di quelli che se vai in guerra vorresti che fosse accanto a te e che fosse spalla a spalla con te, quindi Marco deve dire qualcosa anche nello specifico, perché proprio in questi giorni si è occupato di una questione che è importante e credo che vada enfatizzata per dire come si può tante volte anche dare delle risposte semplici quando alcuni fanno sembrare che le risposte sono complicate perché hanno un interesse dietro. Ma sì, che cosa si può chiedere a un medico che fa politica? Di prendersi cura della città. E prendersi cura della città vuol dire ascoltare le esigenze dei cittadini, pazienti, e cercare di trovare le soluzioni giuste. Questo vale, come diceva Marina, per l'ospedale e vale per il territorio. Allora andiamo subito a quello a cui accennava Marco, ossia le problematiche che c'erano state poste, una in ospedale da parte degli operatori e dei pazienti, che era un po' la mancanza di presidi e anche di farmaci. In questo senso ci si è attivati, perché è stata anche richiesta proprio al partito, al candidato, questa esigenza,
e interloquendo con la direttrice generale, questo problema è stato portato a soluzione, nel senso che i presidi e i farmaci sono stati portati a disposizione degli operatori e dei pazienti. C'è poi un'altra esigenza importantissima che interessa tantissimi pazienti, che ci è stata presentata, soprattutto i pazienti affetti da malattie di tipo reumatico, che si trovavano a non aver a disposizione, perché nella medicina, vedete, c'è anche un problema di feeling col medico che ci segue, avere a disposizione un medico con il quale avevano stabilito un feeling particolare, un'empatia che per la salute è fondamentale. Siccome è un'esigenza, secondo me, importante, ci siamo attivati perché quello che loro chiedevano venisse attuato. Non stavamo chiedendo qualcosa che non avesse valore, e proprio perché chiedevamo una cosa importante siamo riusciti ad ottenerla, tant'è che 13 di questo mese l'attività del medico reumatologo riprenderà, così che i pazienti che, ripeto, si erano a lui affidati potranno avere di nuovo quell'empatia, quel feeling che per la guarigione è fondamentale. Non ci si interessa solo chiaramente di sanità, anche se, attenzione, molti non lo sanno, ma la conferenza dei sindaci, di cui Civitavecchia è capofila, ha il compito, mai, diciamo così, portato a termine dalle amministrazioni, di fare il piano sanitario locale della ASL, da portare in regione, avere i finanziamenti, e la regione la affida poi alla ASL, perché ciò che noi cittadini, tramite i sindaci, la conferenza dei sindaci, abbiamo chiesto, ci venga dato. Oggi funziona in tutt'altra maniera, non c'è una programmazione che viene dal territorio, ma la programmazione viene così, un po' dalla regione, un po' dalla ASL, ma non corrisponde alle vere esigenze del territorio. E questa è una cosa che va cambiata, perché una programmazione nostra vuol dire che il personale è nostro, lo dobbiamo chiedere noi e ce lo devono dare, perché questa è la legge, non è una cosa da poco. Dobbiamo fare una battaglia importante, però vedere tanti amici, perché poi questa è la sensazione che io ho, sono emozionato, però mi sento tra amici. No, qui sono emozionato così. Abbiamo un candidato forte, un candidato, credetemi, che io ho imparato a conoscere, che ho sempre, la cui candidatura ho difeso a spada tratta insieme a tutti gli altri amici, che può darci quel cambiamento di cui Civitavecchia ha bisogno. Però bisogna che ognuno di noi si dia da fare, come è stato detto, dobbiamo portare a votare quelli che sono non più appassionati, delusi, eccetera. Dobbiamo fargli capire che, ripeto, le nostre ragioni sono valide, che è il momento di cambiare, che il vuoto non serve a costruire. Il voto permette a chi segue degli interessi particolari di continuare a farlo. Bravo. Questo è un sforzo più importante, perché quel lavoro, salute, ambiente, eccetera, vengano portati veramente a compimento. Io ho sentito oggi parlare di un candidato del biodigestore da 80.000 tonnellate. Insomma, voglio dire, qualcosa che è uscita dalla porta, rientri dalla finestra, non va bene. Dobbiamo vigilare, soprattutto dobbiamo governare. Grazie alle veramente le persone che sono state più vicine in questi 5 anni. Isabella, c'è una scaletta da rispettare, scusate, qui è tutto. Adesso presentiamo i candidati per la lista Unione Civica.
a Pedecchia Antonella, Barbaronelli Laura, Braccini Alessandro, Coppola Maria Elena, Corti Fabio, De Gennaro Giancarlo, Desideri Norberto, Gorla Maura, Izzi Riccardo, Giapalela Lorenzo Constantin, Maccioni Federica, Marini Francesco, Martuscelli Maddalena, Mastro Giovanni Cinzia, Maxim Miaela Gianina, Monaldi Mauro, Puleo Ivana, Scotti Giorgio, Spina Nicola, Stefanelli Giuseppe, Tartaglia Alessandro, Tasserotti Ingrid, Tinti Stefania e Urbani Mirko. Allora io chiamo qui quelli che hanno in questi, diciamo, durante la formazione della coalizione hanno partecipato come rappresentanti. Chiamo Mirko, chiamo Giancarlo e chiamo Alessandro che era qui, loro tre, ma vorrei anche che poi, siccome non è proprio per chi non è abituato, no, per chi non è abituato a fare politica, dicevo, facciamo in modo che Unione Civica, che sono le persone anche meno conosciute, intanto vengano qui perché anticipino quello che avverrà dopo, ovvero poi tutti gli altri candidati ci raggiungeranno, i candidati di AVS e i candidati del Partito Democratico, perché faremo una grande foto qui davanti con fuori, qui non c'è, ma nemmeno da lontano, va bene, poi vediamo. Allora, i candidati di Unione Civica vengano qui davanti. Mirko, tu sei quello rifugio un peccatorum, quindi che cosa si prova a essere per la prima volta candidato quando ti ho avuto vicino tante volte, quando ero candidato io al Consiglio Comunale, quando ci conoscevamo prima. Okay. Allora niente, Marco qualche mese fa è venuto, a parte adesso è difficile parlare perché hanno fatto 40 interventi, hanno parlato di tutto, perciò adesso racconto solamente la storia della nostra lista, eppure molto brevemente. Marco qualche mese fa è venuto e mi ha prospettato l'idea di fare questa lista civica, e ovviamente a Civitavecchia è risaputo, insomma, ci sono altre liste che non fanno parte del centrosinistra, chiamati mister e miss preferenze, 800-900 preferenze. Quando io a Marco ho detto ma questa lista c'è bisogno di persone che portino dei voti, e Marco mi ha detto no, c'è bisogno di una lista di persone che non si sono mai candidate. Noi siamo 24, nessuno si è mai candidato, anche io che faccio politica da 40 anni, lui faceva il mediano e io portavo l'acqua col secchio. Ok, è arrivato il tempo, questo è un progetto che parte da lontanissimo, è un progetto che sì, qualche pezzo l'abbiamo perso, sta di là, vabbè, meglio perdi che trovare, hanno scelto loro, non è che abbiamo scelto noi. Noi siamo stati, io ho usato sulla mia manina e pure qualcun altro, sempre dalla stessa parte, abbiamo perso tante volte, questa volta non perdiamo, questa volta vince un altro, vince la coalizione, ma vince la città, vince Civitavecchia, perché lo merita il sindaco così, lo merita. Grazie Giancarlo. Eccomi, te compagni, posso. Compagni di SEF, vabbè, anni di studio insieme, dove veramente con quello Paolo, che ci lega è veramente un rapporto molto stretto. Dico questo, poi chiaramente parleranno anche gli altri. Questa è veramente una lista di persone che hanno un radicamento nella città così importante che pure quello che diceva Mirko è vero, nessuno si è mai cimentato, ma avremo delle sorprese positive da queste persone, perché sono persone che hanno veramente, per esempio tra le persone, la comunità rumena, Gianina, Lorenzo, non lo vedo, ma insomma voglio dire, abbiamo una parte dei candidati, perché poi qualcuno non ha il coraggio di venire qua davanti, stanno anche là dietro magari, però comunque abbiamo, da questa lista avremo una grande sorpresa. Giancarlo. Beh, dunque, intanto io sono sia emozionato che leggermente commosso, perché quando c'è l'abbraccio della nostra comunità, poi sai, noi nello sport
quando abbiamo qualcuno di fronte dobbiamo cercare di non farci vedere emozionati, o di non farci, però diciamo che l'emozione, la mia emozione penso che sia abbastanza evidente, e sono anche commosso perché quando poche volte, e in questa occasione veramente è stata un'occasione straordinaria, capita all'abbraccio della nostra comunità, ci si commuove anche un pezzettino, un pezzettino. Io sono uomo di sport e recentemente anche di matita, per cui non è che sia particolarmente avvezzo a parlare e a usare le parole giuste. In politica le parole giuste, e ancora di più in campagna elettorale, purtroppo non sono facili da usare, perché tutte le parole, anche le più belle, sono state violentate, sono state private della loro anima. Abbiamo partiti con le nostre parole più belle, che si chiamano Italia, fratelli, cioè usano le parole in maniera veramente vergognosa, e le nostre di parole, coerenza, inclusione, trasparenza, che dovrebbero veramente far parte del nostro codice genetico, le usano a sproposito anche quelli che non hanno nulla di coerente, nulla di trasparente e niente di tutto questo. Quindi l'uso della parola è veramente difficilissimo. Peraltro queste parole molto belle addirittura vengono usate per attaccare. Io mi sono trovato in una riunione dove Marco è stato accusato di portare con sé troppa purezza. Mi ricordo benissimo che io c'ero e alla purezza veniva data accezione negativa. L'ho ritenuta una cosa veramente da mal di stomaco. E quindi siamo qui perché c'è bisogno probabilmente di dare una mano. Il 25 aprile non è solo una ricorrenza per noi, è un giorno di lotta ancora e di resistenza, perché ci dicono che il fascismo è passato 80 anni fa. Noi abbiamo delle sedi in Italia che vengono intitolate a criminali di guerra. Ancora abbiamo dei collezionisti di busti del Duce che ricoprono le più alte cariche dello Stato. C'è un corteo che non finisce mai da parte di altri. Nessuno riesce a dirsi antifascista, quindi significa che questa è una battaglia che va ancora fatta. Quindi dalla finestra si scende giù in piazza. Concludo per venire a Civitavecchia. In genere, diciamo, candidarsi, io dico che è contaminarsi, entrare nella vita delle persone, dovergli dire che noi siamo bravi a rappresentare la città quando non siamo tanto sicuri di essere così bravi. Però l'ho fatto in questa occasione prevalentemente per Marco. Dovete permettermi di raccontare questo piccolo aneddoto. No, non lo racconto. No, lo racconto perché io avevo come papà un papà di una mia allieva che era un piccolo imprenditore edile, e un giorno si sfogò con me, era molto arrabbiato perché mi parlava di un assessore che intanto metteva tutto a gara e non faceva nessuna trattativa privata, il suo ufficio aveva sempre la porta aperta, e quando gli ha mandato un regalo a Natale questo regalo se l'è visto tornare indietro. L'assessore era Marco Piendibene. Quindi diciamo che veramente cercherò di dare il mio piccolo contributo e la mia piccola spinta. Farò il possibile. Grazie Stefania, che ci dici? Qualcosa? Facciamo proprio un cameo. Esatto, un cameo veramente. E io devo dire che bella questa pacatezza e questa molteplicità di intenti e questa molteplicità di competenze che si stanno mettendo in gioco. Devo dire che è questa la forza, e Marco dà quella misura che credo possa essere l'energia che è quello di cui abbiamo bisogno. Quindi io ti ringrazio. Cosa fare? Dobbiamo fare tanto, e forse è proprio per questo che in questa fase della nostra storia così complicata, ma una fase della storia anche locale così complicata, abbiamo deciso, tante persone, tanti cittadini che in realtà non avevano mai scelto di candidarsi, di, come dire, non stare più a guardare. È il momento veramente di agire e di fare, perché dobbiamo restituire. Prima si vedevano due parole chiave. Io
a me viene in mente decoro per la città e dignità per il cittadino che vive, e nel decoro e nella dignità c'è tutto, perché c'è il rispetto, c'è il benessere, c'è la risposta alle esigenze, anche quelle più complesse, perché Civitavecchia, guardate, ha veramente tante realtà così, come dire, di così tanta sofferenza, e non è giusto che continuiamo a guardare da lontano e anche con indifferenza per una politica che non è più una risposta al cittadino, ma diventa una risposta a un gioco. Ecco, noi in questo senso faremo veramente una rivoluzione copernicana, la politica che torna un po', diciamo, come ci ha insegnato la storia, mi piace pensare a questo, che torna ad essere la risposta alle esigenze di tutti noi. Quindi grazie Marco. Grazie a te. Grazie a te. Ma qui vicino a me c'è un ragazzo che ha compiuto 18 anni adesso, l'ha compiuto a febbraio, e è sicuramente il candidato più giovane, non teniamo confronti perché non c'è possibilità che possano battere il record, tra l'altro un ottimo musicista, insieme a un altro ottimo musicista, insieme a un altro ottimo musicista, dovesse esserci una gara, diciamo, da questo punto di vista la vinciamo, però facciamo dire due cose a Francesco, che tra l'altro ha fatto un lavoro di mixer eccezionale. Francesco, che cosa si può fare per i giovani in questa città? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui. Allora, molto emozionato. E innanzitutto io porto quella che è la mia piccola esperienza a livello artistico e musicale. E infatti, diciamo, entro nell'arte da 6 anni iniziando danza, che proseguirò per 12 anni. E poi entro in quello che è il mondo della musica, che mi ha affascinato particolarmente, e ho deciso di intraprenderlo nel mio futuro. E, diciamo, quello che io vorrei cercare di fare, di portare per questa città, è quello di mettere a disposizione soprattutto di noi giovani, che abbiamo molti sogni davanti, dei luoghi accessibili per lo studio appunto di queste arti. Basti pensare alla cittadella della musica, che praticamente viene adesso abbandonata. Piena di una strumentazione ottimale che non viene sfruttata. Molti ragazzi sono costretti ad andare fuori Civitavecchia per studiare determinati strumenti che sono per esempio predisposti all'interno della cittadella e non vengono usati. Poi abbiamo un teatro che è spettacolare, cioè il Teatro Traiano è un teatro veramente bello, tra l'altro anche molto grande, e ha la possibilità di ospitare numerosi eventi, e questa cosa però non avviene. Questa cosa potrebbe portare alla città un turismo molto elevato, diciamo anche una possibilità, esatto, di fare in modo di cimentarsi anche con tutti quelli che fanno parte, che fanno musica. Infatti poi ricordiamo che nella nostra città è una delle poche città del Lazio ad avere un liceo musicale, e questa cosa penso sia molto importante, e penso che tutti i ragazzi che ne fanno parte debbano essere incentivati a continuare questa attività, anche perché diciamo veniamo molto spesso criticati noi giovani perché magari non ci approcciamo a nulla di bello, pensiamo solamente al telefono, alle tecnologie, quando in realtà non è così. Molti di noi hanno molte passioni e l'unica cosa è incentivare la possibilità a noi giovani. Poi la musica, l'arte può diventare una professione, insomma. Esatto. Oh, meriterebbero di parlare tanti altri, perché poi alla fine Elena, Giorgio, Alessandro, siamo arrivati però diciamo a un punto che mi fanno segno che tra poco ci staccano la luce, quindi io vorrei tutti i candidati qui vicino, tutti quanti Partito Democratico e Unione Civica, andiamo dietro? Allora aspettate, veniamo dietro noi, così facciamo una cosa. Una vita da mediano a recuperar palloni,
nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco.